Se invecchiare è inevitabile, cerchiamo di farlo il più tardi possibile. Grazie alla tecnologia, il mondo della bellezza negli ultimi 10 anni è cambiato moltissimo. Ce lo racconta un esperto. In un'era sempre più tecnologicamente performante, anche il mondo della cosmesi si definisce high-tech. Grazie alla tecnologia, infatti, i prodotti oggi offrono risultati ancora più mirati e efficaci, soprattutto nell'ambito anti-age. Se poi alla scienza si affiancano le proprietà naturali della rose satin, come nel caso della linea Dior Prestige, possono nascere trattamenti anti-età di straordinaria virtù. La rose satin, simbolo di resistenza e di sfida contro il tempo, aiuta a riparare intensamente le pelli delicate e stanche. Negli ultimi decenni la cosmesi è cambiata. Se un tempo si pensava che le creme al collagene potessero passare attraverso l'epidermide, oggi invece è possibile attraverso questi nuovi cosmetici high tech. La terapia di bellezza proposta da Replasty di Elena Rubinstein simula in tutto e per tutto il trattamento di medicina estetica. Sono creme e siere riparatori e riempitivi che funzionano come interventi estetici istantanei, restituendo plasticità e luminosità. Allora, il cosmetico può essere definito mimetico, perché è un cosmetico che tende a imitare le nuove terapie di medicina estetica o di dermatologia plastica. Vorrebbe imitare, non so, la luce pulsata, piuttosto che il raggio infrarosso, piuttosto che essere come un filler, dare l'effetto di un filler, cioè di un riempitivo delle rughe. Alle aspettative delle donne, Giorgio Armani risponde con una vera innovazione. La cosmesi rigenerativa avanzata. Si chiama Regenessence, la gamma composta da 3 prodotti che agiscono sulla rigenerazione della pelle. È una tecnologia senza precedenti, che rappresenta l'ultimo traguardo nella corsa contro il tempo. La pelle ideale, secondo Estée Lauder, si chiama Idealist Illuminator e agisce sulla omogeneità cutanea, correggendo macchie, luce, colorito, e sulla freschezza dello sguardo con tecnologie ottiche di ultima generazione. Così la ricerca scientifica applicata al mondo della bellezza continua a rispondere all'universo femminile, sempre a caccia dell'infinita giovinezza. La cosmesi è sicuramente un approccio che va inteso nell'approccio preventivo, come prevenzione di un danno piuttosto che dell'invecchiamento. Non possiamo pensare di utilizzare una crema solo quando i danni sono avvenuti, quindi forse è il caso di pensarci un po' prima.